Ciao a tutti, sono Bonf e bentornati in Com'era una volta. La squadra che andremo a vedere oggi è il Bayern Monaco, quindi andremo a vedere la sua evoluzione da FIFA 10 a FIFA 17. Io come sempre vi ricordo di mettere un mi piace a questo video per supportarmi e di commentare qua sotto nei commenti scrivendo la prossima squadra che voi vorreste vedere, perché vi ricordo, a scegliere la squadra siete voi. Quindi iniziamo subito, e iniziamo subito dal Bayern di FIFA 10. Eccolo qui. In porta troviamo Hans-Jörg Butt. Quanto tempo. Butt 79 di overall, un portiere normalissimo, però nostalgia, nostalgia. I due centrali sono De Vicelis e Van Buiten, rispettivamente 77 e 76. Vedremo che poi piano piano ci sarà un grosso upgrade della difesa. Il terzino sinistro è Brafaid, 76 di overall per lui, per un giocatore che poi giocherà anche nella Lazio. Dico giocherà perché adesso siamo in FIFA 10. E dall'altra parte abbiamo Lam, che è solamente un 80, e questo fa strano. Davanti alla difesa abbiamo due difensori che sono Van Bommel con 77 di overall e Timo Schuk con 78, quindi non tantissimo da dire. I due esterni invece sono Ribéry a sinistra con 84 di overall e Robben a destra con ben 90. I due attaccanti per finire sono Müller 85 di overall e Klose con 88. Quindi questo era il Bayern di FIFA 10. Vi ricordo di farmi sapere anche qua sotto nei commenti qual è secondo voi la miglior squadra che stiamo andando a vedere oggi. Però adesso passiamo a quello di FIFA 11, perché Bayern di FIFA 11 ha ancora in porta Butt, 79 per lui. I due centrali sono ancora De Michelis e Van Buiten, rispettivamente 80-81. Il terzino sinistro è Brafaid con 73 ed è addirittura argento. Quello destro invece è Lam, che da un anno all'altro si prende un upgrade di 86. Il centrocampo è formato da Schweinsteiger con 85 e Van Bommel con 82. E i due esterni sono Ribéry a sinistra con 86 e Robben con 87. I due attaccanti invece sono ancora Klose, stavolta con 83, e Mario Gomez con 84. Spassiamo subito adesso a quello di FIFA 12, perché in porta abbiamo Neuer, il debutto di Neuer in FIFA con 86. I due centrali sono Boateng con 79 e Van Buiten con 77. I terzini invece sono a destra Lam con 87 e a sinistra purtroppo Contento, dico purtroppo non per il suo cognome, però purtroppo fa schifo, perché 70 è argento, nemmeno raro, tipo boh, una merda. Davanti alla difesa Schweinsteiger con 87 di overall e i due esterni sono sempre Ribéry, stavolta 88, e Robben 90. Dietro i due attaccanti abbiamo Toni Kroos con 81 di overall e le due punte sono Mario Gomez con 86 e Müller con 83. Passiamo adesso subito a quello di FIFA 13, perché in porta abbiamo ancora Neuer. I due centrali sono Bajtuber con 83 e Dante con 81, mentre i due terzini sono Alaba con 77, finalmente ritrova un terzino sinistro, e Lam con 87. Davanti alla difesa abbiamo Schweinsteiger con 86 di overall e i due esterni sono sempre Ribéry e Robben, rispettivamente 90 ed 88. Dietro la nostra unica punta abbiamo Müller e Toni Kroos, entrambi 84, e per finire sempre Marione Gomez con 87. Muoviamoci però adesso, signore e signori, al FIFA, al Bayern di FIFA 14, perché in porta abbiamo ancora Neuer con 86. I due centrali invece sono Dante con 84 e Boateng con 83, e i due terzini sono Alaba con 82 di overall e Lam con 87. Davanti alla difesa Schweinsteiger con ben 88 di overall, una carta fortissima. I due esterni sono come sempre Ribéry e Robben, che ci accompagnano per tutti i FIFA. Dietro la nostra unica punta abbiamo Götze e Toni Kroos, rispettivamente 85 ed 84, e il nostro unico attaccante è Mario Mandžukić con 83. Subito però FIFA 15, in porta Neuer, 90 di overall per lui, per una carta fantastica. La difesa è a 3 stavolta, formata da Boateng, Javi Martinez e Benatia, che fanno una scaletta 86-85-84. I due centrali di centrocampo sono Schweinsteiger con 88 di overall e Lam con 87. Lam passa da terzino a centrocampista. I due esterni sono Ribéry, stavolta 88, è una foto bruttissima, e dall'altra parte Robben, non che lui sia bello, però 90 di overall. Dietro le due punte abbiamo Götze con 86 e i nostri attaccanti sono Lewandowski e Müller. Grande attacco quindi stavolta. Ci muoviamo subito al Bayern di FIFA 16, perché in porta abbiamo sempre Neuer e i due centrali sono Benatia e Boateng, questi tre rispettivamente 90, 84 e 87.
I due terzini sono Alaba a sinistra con 85 di overall, una carta fortissima, e Rafinha dall'altra parte con 78 di overall. A centrocampo abbiamo sempre Lam, stavolta con 87 di overall, e vicino a lui Vidal con 86. I due esterni sono ovviamente sempre Ribéry con 87 di overall e Robben con 90. A concludere il centrocampo, dietro la nostra unica punta abbiamo Thomas Müller con 86 AT e il nostro attaccante è sempre Lewandowski con 80. Però adesso muoviamoci all'ultimo Bayern Monaco, quello di FIFA 17. Eccolo qui, in porta abbiamo Neuer con addirittura 92. Per me si tratta di un Bayern fenomenale questo. I due centrali sono Boateng e Hummels, 90 e 87. Il terzino sinistro è Alaba con 87 e a destra Lam con 88, quindi una difesa spaziale. Centrocampo formato da Vidal e Thiago Alcantara, 87 e 85, e i due esterni sono Ribéry che passa ad 86 e Robben 87, quindi stanno scendendo un pochino. Dietro la nostra unica punta abbiamo sempre il solito Müller con 87 di overall e per concludere un grandioso Lewandowski con ben 90 di overall. E quindi questa era l'evoluzione del Bayern Monaco da FIFA 10 a FIFA 17. Voi fatemi sapere qua sotto nei commenti: 1. Qual è secondo voi la miglior squadra tra quelle che siamo andati a vedere oggi? E 2. Fatemi sapere qual è la prossima squadra per il prossimo video. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta. E da buon fe tutto. Ciao a tutti.